No, abbiamo fatto una buona partita, ma è finito il primo tempo. Sappiamo le difficoltà, anche il Verona questa sera ha dimostrato di essere una grande squadra. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, non abbiamo fatto nulla. Sappiamo perfettamente a cosa andiamo incontro e sappiamo che è una partita a sé, quella dei play-off, non sono partite diverse. Diciamo che in percentuale siamo 50-50 tutte e due. Sarà una partita molto difficile perché l'avete visto anche stasera sui ribaltamenti di fronti, su certe situazioni è stata veramente tosta. Però la squadra sta in condizione, ha giocato secondo me una buona partita e adesso concentriamoci sulla prossima che è quella determinante. Ci sarà lo stadio Adriatico pieno, Pillon, per la gara che si giocherà tra 4 giorni, il 12° uomo che in campo sarà l'Adriatico? Mi auguro di sì, io so che i nostri tifosi ci sono sempre stati vicini e oggi e sarò sicuro che domenica più che mai ci saranno al nostro fianco, noi ce la metteremo tutta. Faccio l'ultima domanda, faccio Pillone, dal punto di vista tecnico, la partita molto ben interpretata, avete sofferto un po' Matos su Pinto, probabilmente l'ammonizione è arrivata un po' troppo presto, per il resto ho visto una squadra ben messa in campo, dicevo con il presidente, una delle migliori prove stagionali. La domanda è, da dove è tornato, cioè come è tornato così bene il Pescara nelle ultime 3 settimane rispetto agli ultimi 2 mesi? Ma perché abbiamo recuperato giocatori importanti che prima purtroppo tra anche Brugo ha avuto diversi infortuni, per recuperare la condizione ha dovuto aspettare, lo stesso Memushai ha avuto dei problemi, Mancuso ha avuto dei problemi che non si allenavano perché avevano dei problemi fisici, quando tu risenti di questi 3 giocatori importanti è chiaro che diventa difficile anche mantenere una condizione, oggi stiamo bene fisicamente e anche mentalmente. Perfetto. Pensiamo alla prossima, che è quella più difficile.